Infatti, ci piace anche incominciare lo spettacolo con la televisione sullo sfondo. È molto... Allora ragazzi, buonasera. È l'ora di cominciare e niente, innanzitutto benvenuti al salotto letterario dei meno fortunati. Non vi avevano detto che non era un concerto questo, perché innanzitutto abbiamo con noi questa sera un personaggio discusso, controverso, sfaccettato, il dottore Simonini. Grazie, Simo è un omonimo dello stimato geriatra, però non è lui, no? Però è esperto, l'abbiamo chiamato perché è esperto di diversi argomenti, che stasera ci accompagnerà alla disamina delle canzoni dei meno fortunati e anche cose completamente avulse dal contesto. Simo, cioè, calma ragazzi, cioè, ha scritto 4 libri almeno che sono passati alla storia della Feltrinelli, cioè Rimedi contro l'acne, il metodo dello stucco, che ha venduto, Corsie d'emergenza in bronzo, e anche questo è stato un successo, e Rapporti anali a distanza. Effettivamente è quello che ha venduto di più. Ha venduto di più perché instaurava un sogno, no? Cioè proprio anche senza far fatica riuscire a raggiungere l'obiettivo. Perché tutti lo vogliono. È un obiettivo discutibile, ma anzi avremo modo di parlarne e riparlarne, sentirete. Anzi, a questo proposito, prima di sfruttare diciamo la vena poetica di Simmo, stasera c'è la privacy, come sapete, c'è una piccola cosa da fare, quindi se potete tutti voi un attimo di concentrazione anche qua di dietro, di mettervi un attimo il dito qua e uno possibilmente qua. No, lo dovete fare perché altrimenti non cominciamo, altrimenti la privacy non... Sì, dopo vengono a prenderci. Ecco, ok, perfetto, ok, allora avete dato il consenso, è uno spettacolo che diciamo indicativamente può essere per maggiorenni ma minorenni, insomma, vabbè, pareranno presto. Dottore, avanti, lei era tra gli ultimi relatori del Festival della Figa e ci ha parlato della funzione della fiaba, del perdersi nel bosco, e allora... Vorrei che gentilmente ci declamasse una poesia su... un verso originale risalente non so quando, però è tutta sua. Bravo. Bella e col cuore leggero, vedo un farfallino posarsi sul fiore. Ostia. Ecco che si china, bocca piccolina a volare col fiore. Faccio Petrarca. Occhi languidi sinceri, ricordavi ieri il bel tempo che fu. Qua c'è tu bombolo, ma... Bravo, ma vogliamo fare un piccolo applauso di incoraggiamento? Lunga, che senso. Grazie anche da chi ci guarda nel pubblico, non si sente un cazzo. Nando basso di statura e nella radura intento a dormire, nudo come Dio l'ha fatto, tra il fogliame fitto coperto. Sul fogliame lei vede il fumo rosso, turgido le appare la voglia di mangiare, le labbra sfiorò, morde il frutto
prelibato in fondo del palato quel dolce sapore. Nando, preso la sprovvista, alza sulla testa a mirare il figo. Sì, ratta alla pecorina, la gentil bambina presto si trovò. Ratta alla pecorina, la gentil bambina presto si trovò. Pochi colpi ma decisi, il nano guzzatore da tergo sperso. Pochi colpi ma decisi, il nano guzzatore da tergo sperso. E qua può partire l'applauso, grazie. Un intro antica e moderna. Chi l'aveva fatto? Zei giornalisti. L'avevano fatto i zei giornalisti, ma si erano dimenticati. Comunque, dottore, non se ne vada, perché dopo la sua prima poesia volevo presentarle il primo degli ospiti di questa serata per il concerto di Nino Fortunati. E nel dare il via appunto allo spettacolo vero e proprio, voglio presentare Rafa, un chitarrista che ha studiato musica classica con Segovia e Young Signorino, e che vogliamo accogliere tra noi con tutto il suo e il nostro imbarazzo, veramente. Grazie. Ma per vantarsi. E quindi dedicata anche al dottore, che deve essere da qualche parte, ma lo spettacolo è libero. Spettacolo è una parola grossa. Direi che puoi accompagnare. Raffa, il fatto è che ha scoperto un inedito dei Meno Fortunati e ce l'è venuto a portare. Così veloce? Sì, va bene. Un giorno andavo verso Argelato e un gruppo di centauri lesto superai. La manovra di rientro sembrava tutto ok. Col cazzo invece a terra uno ne lasciai. Yeah! Ci sono due bulli in moto ed uno in canottiera. Il quarto è di funo, il quinto addosso a me. Il signore ho già pregato, ma un cazzotto arriverà. Un letto a Baggiovara non mi salverà. Ci sono due bulli in moto ed uno in canottiera. Il quarto è di Pavullo, il quinto addosso a me. Il signore ho già pregato, ma un cazzotto arriverà. Un letto a Baggiovara non mi salverà. Grazie per aver tirato fuori un inedito. Veniamo alle cose formali, come certi. Chi ha intendere per capisce, intendi. E a questo punto, dottore, presentiamo i nostri ospiti. Stasera comunque hanno studiato all'università di Giabba. Sì. Stasera non ci siamo solo noi. Ahimè. Ma ci sono degli ospiti che ci sovrastano quanto a capacità musicali e anche a famosità. Quindi allora dico grazie fin d'ora, grazie a tutti voi che siete venuti, avete fatto casino di chilometri. Grazie ai ragazzi che sono qua con noi, che ci accompagnano questa sera. Matteo al cajon, che vestito, ragazzi. Rafa la chitarra, abbiamo non sono già io, mi dipingono così. Non è colpa mia. Piccio al basso, i cracker. Chiara, il cantante migliore che potevamo permetterci questa sera. Chiara, grazie. Era 3 per 2 in coppia, arrivai prima. Ed ecco una delle ennesime storie di ordinaria violenza. Purtroppo noi parliamo di quello che accade, quindi abbiamo un occhio lucido, a volte scomodo, capito?
Quindi voi dovete prepararvi, non vi racconteremo delle favole. La mia figa è a casa mia adesso ad aspettare. No, cazzo, non la spenze mai di tirare. Salgo lentamente le scale, ma che sarà? La mia figa volerà, se non sarà chiavare e se cagata non starà. Verso ore in gravi condizioni sul divano. E come faccio ad accampare, se non si mangia adesso e quando mai si mangerà? Adeguato a questo gruppo, siete un pubblico adeguato. Bene, adesso parliamo di un'altra tematica importantissima. Ma lo sai cosa dobbiamo fare? Non mi ricordo. Siamo qui in una stimata, tutti li prendono per il culo, ma sono la base, la forza della nostra economia. I camionisti, gente rude, ma con dei valori seri, sicuri, sanno dove si va a mangiare, sanno anche dove si va a fare quelle altre cose. Tipo i posti in questo genere. E questi sono posti con della ghigna, ok? Mentre noi siamo qui a fare gli idioti, due sono dietro che fanno quello che devono fare. Quindi. E questo è un gran posto il camionista. Sì. Quindi. Avercene dei camionisti. Per Dio. Ma forse ce n'è qualcuno. Tu sei. Quindi, tu lo sei un po' a metà. Eh? Ci siamo. Camionista a metà. Camionista a metà potrebbe essere un altro camionista. E quindi noi abbiamo voluto ricordarli con grande rispetto e abbiamo scritto per loro una ballata, prendendo spunto da una canzone folk, ma qui di folk non c'è più niente, qui c'è solo la solita ordinaria violenza. Capì? La ballata del camionista. Napoli forza, Roma Milano,
Valencia e Bologna, Forlì. La ballata del camionista, la ballata del camionista. Io vai il culo, mille parole, alle che via che va. La ballata del camionista, ma chi mai lo fermerà? Sul ponte di Rubiera si fiancra la pedaliera, persino sul furgone diventa polpettone. La 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 la, si fiancra la pedaliera. La 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 la. Si fa una sega, allegri il cuore e via che vai. La ballata del camionista, ma chi mai lo fermerà? Un dì sul fiume Po, un pullman in culo, era pieno di bambini, ora sono tutti duri. Scuso, posso togliere una canzone? Vai, vai! Come si fa a dimagrire in poco tempo? Iana ce lo dimostra. Basta mettere una pancia finta. C'è anche un pizzico di... Puoi togliertela anche la pancia adesso. Adesso facciamo che ti tolgo qualcos'altro. Ecco. Basta, a proposito delle esigenze dei camionisti che ogni tanto si fermano e lasciano le tracce lungo l'autogrill, lungo la Centese, anche il nostro bassista ha dovuto lasciare. Come i cani. In ogni caso ci sono delle altre tematiche che purtroppo popolano la nostra mente malata. Una di queste è la violenza, purtroppo, sui bambini. E allora noi le vogliamo cantare senza nessun tipo di compiacimento, perché noi non siamo dei coglioni. Siamo anche giornalisti. Voglio dire, siamo senza, se volete della musica senza sconti, venite qua, non andate, se volete degli sconti andate da divani. Esatto.
anche la domenica, Alberto, anche la domenica. Non so fare, qui non si fanno sconti. Questo è il bricofer dei concerti. Si parla di tematiche che nessuno vuole affrontare. Noi abbiamo la faccia di farlo. E non è da ieri. È 5 minuti fa. No, no. Quindi questo parla. Guardate. Guardate come è vestito Matte, perché vi prego. È cioè, un'occasione per stile... un applauso, perché ci vuole coraggio, come il resto. È molto coraggio. Sono un po' pedalò, quelli di Riccione, quelli di pedalò. No, queste sono cose che fanno male al calcio. Lui pensa che la sua definizione ha detto sono vestito come un tennista gay. È il moroso di Federer. Sono lavoroso. No, no. È Navratilova. Vede presente che è Navratilova. Non è male, non è male. E comunque niente, vi abbiamo già detto che non facciamo sconti, quindi adesso sarà un'altra canzone di violenza, dove noi denunciamo altro che quarta colonna o quinta, come si chiama, quei segni. Ma cos'è, un programma televisivo? L'arredamento volava sul cranio mio. Seconda strofa. Tangulino da fare girare. Da quando il sommaro è morto, il suo posto è tuo. Di noci da spegnere il sole, quando mia madre finiva di darla via, sì, ritornava. Non so più il sapore che ha quella minestra di radici che mamma mi fa. Passavo io, mi facevano perdere la mia corriera. 6 chilometri a piedi nella banca. Quando arrivavo a casa non mangiavo più. Non so più il sapore che ha quella minestra di radici che mamma mi fa. Non so più il calore che fa. La feboclisi di gasolio dentro di me. Non so più se la noia di più. Sotto la ferrovia. Sotto la ferrovia.
brano troppo oltre, siamo noi troppo oltre rispetto a questo brano. Siamo in Detroit. Allora, questa canzone io mi ritiro un attimo, vado a bere un bicchiere di vino perché sta roba. Cosa vuoi? Ma se lo vuoi. Già? Sì. Arnese. 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 È una canzone che ha portato al successo Ivan Graziani. E noi abbiamo pensato di rimodellarla, di rimodellarla secondo dei canoni meno poetici, però più attinenti alla realtà. E quindi Agnese dolce Agnese è diventata Arnese dolce Arnese. C'è una sottile metafora che la maggior parte di voi non ha capito. Chiamala sottile. Capito? E diciamo il ricordo di un tempo che fu. Di quelle cose malinconiche di quando uno dice ma potremmo partire il re, direi Arnese dolce Arnese, la patta spalancata, io vado alla bruciata ma solo per guardare. I tempi sono andati e ho tanta nostalgia di quando era di Ghisa, la mia carpenteria. Anche qua un applauso può andare, così per sciogliersi. Arnese dolce Arnese, la patta spalancata, quante ne hai fatte secche di dietro a quel container. Arnese dolce Arnese, mi tieni tanto posto qui dentro a sti boxer di Ermene Gildo Segna. La 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 la. Di Ermene Gildo Segna. La 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 la. Arnese dolce Arnese, la patta spalancata, io vado alla bruciata ma solo per guardare. I tempi sono andati e ho tanta nostalgia di quando era di Ghisa, la sua carpenteria. La 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 la. La sua carpenteria. E che carpenteria. Grazie, qua le canzoni ormai non sfumano più come una volta. E qua... nostro maestro Albano. Questa la potrete conoscere, era su It, era anche sull'ultimo di più, in sulla copertina, e poi non dite che siamo, non siamo attuali. Per Dio, abbiamo fatto il tifo per lui e per Romina e finalmente sono tornati insieme e noi adesso li celebriamo. Che non sono soltanto tu, Armani manco sai chi
passato questa sera. Grazie a voi, grazie a Lorenzo Puttoni Hertz. Grazie a tutti. Grazie pubblico. Allora sono quelli dell'Hertz che ci hanno portato il dritto. Perché qui si mangia di merda, allora ci hanno portato. Non è vero, abbiamo mangiato da Dio. Ha scritto Hertz, ma sono del CERT. Ragazzi, come avete mangiato stasera? Chi è che di voi ha mangiato qua? Dal po'. I primi sì. Portate le piste? Dove sono le piste? Oh! Ascolta. La prima gastroenterite. Volevo fare. Minuti. Volevo fare un contest. Chi è stasera che è venuto da più lontano? Ecco. Vediamo. Lui. Da? Sassuolo, attenzione, quindi hai un chilometraggio più o meno omologato dell'ACI, no? Quanti chilometri hai fatto? No, perché ti rimborsiamo, eh? Lui, l'ha detto. Invece no, c'è gente da Maranello almeno, uno che ci sta anche riprendendo. No, poi adesso io vorrei ricordare una persona che viene a nome di un'altra persona che non è potuta venire, che fra l'altro è uno dei pianisti di jazz migliori d'Italia, cioè, ed è un fan dei meno fortunati. Voi poi sì. Mi dovete spiegare come cazzo fai. Come fa Stefano Calzolari. Che tutti facessero un applauso ai pianisti di Genova. Cazzo c'è? Se lo dite perché sennò va avanti. No, esatto. Vai. Questa la tagli, questa... No, tiela perché... La mandiamo in loop. No, niente, quindi grazie anche a chi ci sta facendo il video in maniera abusiva e grazie anche a Stefano che ci sta vedendo in playback. E comunque lui dopo deve andare, è venuto qui per riprendere e poi va sul Cimone. Chiama proprio sopra. Sì, ho con voi, A quella luce, cioè che rispetto domani mattina. Esatto, se mi giro le spalle. Quindi parti di qua e vai. Sì, su Canevare effettivamente potremmo metterla in cantiere. Allora, la prossima canzone la dedichiamo a te, Cazzi e Cazzotti. Il titolo è stringato e non crediate che ci siano solo delle cazzate. Ok? Metti a giocare, grande, avanti così. Tra i rami fioriti lei acquista un fiore. Ma ecco arrivare gli amici africani con le loro misure non certo da poco, vengono tutti dal sonno
sognate e dall'alto ai 200 all'ora c'è un uccello che vola, ma è sempre il fanulo. Basta, ma che brutto, che davanti fosse finito. Scampo e me lo piglio e mazzola cerca scampo il fiume, ma ci sono i caimani e i pesci piranghi. Grazie, pubblico. Questa storia però le avevi testi tiranni, uno sembrava aver sfuggito. Pirani, tra l'altro, il nome di uno stimato professionista di canzone. Pirani per noi? Sì. Per Talesco, che ha scritto questa canzone, era il bruttivendolo di Castelfranco Emilia. No, no, invece un geriatra di... Allora, a proposito degli assenti, cioè, parlare male degli assenti è sempre brutto, ma d'altronde... Cioè, il gusto è proprio questo, no? Cioè, cazzi loro, no? No. Allora, del cantante noi abbiamo in ostaggio i suoi Ray-Ban a specchio. Quindi facciamo un applauso, finti ovviamente. Un applauso agli occhiali di Adriano Talesco che... Allora, è un direttore di banca, adesso vi do anche l'Iban della banca, così impara a non venire. Ma se dai Liban loro danno dei soldi al direttore di banca. Liban, cioè dai Liban identifichi la filiale dove lui... Invece Gianna Nicola lavora adesso in Germania da 15 anni, sì. È con noi col cuore, col, certo. Col culo. Con... Cioè lui che si tromba la merda. Soprattutto con il culo è con noi. Allora, adesso tocchiamo un altro tema scottante. Le litigate sì. Con delle persone più grandi, più grosse, più furbe di noi. Perché noi siamo impegnati. Quindi, tante volte il nostro istinto ci porta a fare il passo più lungo della gamba e questo non porta fortuna, mai. Per cui, prendendo spunto dal grande cantante che purtroppo non c'è più, Claudio Villa, che però andava in giro, con la moto Guzzi, con il giubbotto di pelle. Ma ti ricordi la copertina? Era che Sky, non era quella. All'interno di Novella 2000, e la cosa ci colpì. Ah, ma era Claudio Prince? No, era. Si fece fotografare al fianco del suo letto con la moto di fianco al letto e lui in mutande. Cioè, come l'abbiamo? Buonanotte, sono arrivato 30 anni dopo. Comunque, è vestito tra l'altro. Trasse non è acqua. Questa canzone si chiama Facciamo la pace. Mi son creduto. Sempre un bullo prestatore, tutti i cretini ho picchiato per la via, un incazzato picchiatore con la faccia da terrone di professione, fatto il bussatore, spesso volte ho menato pure la figlia mia, solo perché non la dava via, mi accorgo adesso quell'errore, insultare un vero picchiatore. Facciamo la pace poi, su non mi menare, se adesso ho sbagliato ma è già rovinato, viviamola lì. Facciamo la pace poi, su non ti incazzare dai, se l'orgoglio mi ha fatto sbagliare così, ora i turni mi porto a lontano da qui. Facciamo la pace voi,
faccio l'insegnale, mi ha dividato all'ospedale, e la carta d'identità dovrò cambiare. Spero che non ti vedrò, così la faccia salverò, ed ero sì, sono un cretino. Sono creduto sempre un bullo pensatore, e adesso sono solo un coglione. E adesso vado via, la carrozzella è venita via, da quando ho incontrato te. Facciamo la pace vuoi, se non ti incazzare dai. Se adesso ho sbagliato, mai ci ha rovinato, finiamola lì. Facciamo la pace vuoi, se non ti incazzare dai. Se l'orgoglio mi ha fatto sbagliare così, ora i tutti mi portano lontano da qui. Facciamo la pace vuoi, Claudio Villa ci vuole Massimo Iani, ma siamo 16, secondo me, 16 di noi. Facciamo la pace, proprio un gesto riconciliatore. Ma io, cioè, visto che questa è una camicia da donna, mi chiedo come cazzo, cioè, è una muta da sub, si suda. Sono gli ormoni. No, gli ormoni, sì, gli ormoni li ho lasciati a Riccione nel 63. Ci siamo qua. In ogni caso, era il 93. Adesso parliamo di una tematica importante, attuale, le Ferrovie dello Stato. Abbiamo Dario Pittano. Allora parliamo di altro. Parla di arte. Parliamo di altro. Parliamo di quello che fa la donna di Marcello in questo momento, chitarrista, che trova i suoi momenti di tranquillità solo quando viene a cantare con i suoi amici. Una storia comune a molti. Una storia che comunque vi vedo ridere, ma poco da ridere, perché ognuno di noi purtroppo ha da prendere un treno, può annidare questa brutta storia in famiglia, non fa niente. Allora, noi siamo dei fan di tanti gruppi del passato, tra i quali chi sono questi? Gli Azzurri, chi sono? Gli Azzurri. Questi erano i Faith No More. Gli Inti di Mai. Faith No More. Questi erano saranno il Santo California. Caledonia. E lui no. E lui no. Comunque. È una slang del Nevada. Dato che vi abbiamo rotto i maroni, cominciamo questa canzone. Si chiama E lui no. L'inevitabilità delle cose. Volevo parlare di cose. Le cose passano, le cose che arrivano, e bisogna stare attenti a giocare sulla massicciata, perché dietro la curva può sempre arrivare qualche cosa. Questa... Ricordo ancora il tempo, venirti addosso e tu cercare di schivarlo, e lui no, com'è difficile restare senza te, adesso sei in coma all'ospedale. Non capisci un cazzo. Prova.
sei sotto l'attendo ossigeno. È cominciato per me il mal di pancia per i fasoli. La salsa verde che mi hai lasciato si è ormai seccata. Ma io non ho resistito, l'ho mangiata lo stesso. L'ho anche cagata, non senza una certa fatica. Ricominciare insieme. Ma te dovresti partire tu. Raffa! Ma è così! Ricominciare insieme a camminare bene. Il treno non è lento, sai? No, proprio no. Com'è difficile restare senza te. E lo vedo più impegnato a spalettare come il suo solito. Penso l'omino rosso, il basso che si è tenuto in piedi questa sera, ci ha fatto provare 5 volte, ma è stato tutto inutile. Matteo, grazie a tutti, sono dal tono, ma per me erano ancora neri i pantaloni, io li vedo ancora neri. Simo, poeta mancato, geriatra di uscito. Diana, il cantante migliore per la gentile interinale, poteva passarsi questa sera. Sì. E adesso per punizione ricominciamo. No, per punizione è solo il mio felice di tutte le nostre cose. Marcello, adesso. Sì. Ricominciare a vicino. Sì, dai. A camminare bene. Sì. Il treno non si può essere. Tutti assieme. Sì. Continuare così se nessuno mi dà un segnale di cenare. E allora ringrazio assenti, presenti, cameraman ufficiali, cameraman non ufficiali, persone che si sono fatte 40 km per venire da noi. Quando tornava mio padre sentivo le voci. E sono tassi vostri. Siete venuti a sentire ubriaco quell'uomo lì. Mi nascondevo ma lui scardinava le porte. L'arredamento volava sul cranio mio. Grazie ragazzi. Ciao. Ciao Argelato. Visitate il tuo canale 5 sul telefono 6. Non lo so come.